cari ragazzi, benvenuti alla 22esima puntata di questa nostra trasmissione, questo nostro bellissimo campionato. La settimana scorsa avevamo interpellato una prepotente rientrante nella zona playoff e anche questa settimana ne abbiamo una new entry per Luca Bellotti, top general manager XXL che ci ha raggiunto e siamo lì insomma. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi, a parlare di playoff io aspetterei un attimino, anche perché come sapete i nostri obiettivi sono ben altri. Però insomma dai, diciamo dopo l'inizio un po' timido riteniamo, dai, adesso comunque c'è in forte ripresa. Sì, sì, allora diciamo di sì, diciamo che l'inizio timido, come dici tu, è dovuto fondamentalmente a dei fattori che avevamo ben calcolato all'inizio dell'anno. I parametri verso la FIP ci hanno costretto a fare una scelta che è diversa da quelli degli anni scorsi, o meglio a continuare una strada che avevamo già intrapreso da un paio d'anni, cioè cercare di lanciare quelli che sono un po' i giovani della provincia di Bergamo. Questo in parte in collaborazione con la nostra società satellite, che è Lussana, e dall'altra parte cercando alcuni elementi e CAD Fall nell'esempio più lampante, che magari giacevano in panchine senza minuti sul campo. Questo cosa ha portato? Ha portato ad avere 4-5 senior e 7-8-9-10 giovani che ruotano intorno alla prima squadra. Per giovani parliamo di persone che vanno dal 94 al 98, che sono quelli del nostro roster fondamentalmente. È chiaro che devi trovare una maglia, ma che non puoi trovare da settembre a ottobre, ma ci devi lavorare sopra. Abbiamo individuato in Carioli la persona più adatta ad un lavoro di questo tipo, e diciamo che febbraio poi è stata un po' la primavera anticipata di quello che ci aspettavamo. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, insomma, diciamo siete un po' cambiati, nel senso che avete dato anche un po', nel senso non solo da parte vostra, ma anche da parte di chi, tra virgolette, non c'è più nella vostra società, diciamo, come prima squadra, un po' un taglio con il passato, nel senso c'era stato, diciamo, dopo alcuni anni Coach Gali non era più il vostro allenatore, e abbiamo visto anche giocatori che comunque avevano ricoperto un ruolo importante e significativo nella vostra squadra in tutti questi anni, come ad esempio Caffi, lo stesso Padova. Quindi come per dire, ovviamente i cicli non sono eterni, alcuni pezzi storici sono rimasti, però si va avanti insomma con così. Sì, allora diciamo che ai due nomi che hai citato tu aggiungerei anche quello di Marcel. Esatto, gli altri. Ha fatto due scelte di vita, quindi gioco forte. Quello, diciamo che è stato l'unico con cui non abbiamo dovuto a malincuore lasciarci, perché comunque ha fatto una scelta su. Mauro Caffi, sai, noi ci abbiamo pensato tanto quest'anno, è stato un addio doloroso, perché Mauro io lo vorrei vedere giocare fino a 57 anni nell'XXL, però capisci che se gioca Mauro Caffi non posso più fare scelte tipo Capelli che è un 97, Colombo che è un 97 e purtroppo Grazioli che si è infortunato che anche lui è 97, cioè l'equazione è se gioca Caffi gli altri non giocano, quindi a Mauro abbiamo dovuto purtroppo dare questa notizia. Quest'estate ci siamo rimasti tale male tutti, abbiamo recuperato facendo in una bellissima giornata il ritiro della sua maglia, ma è un passo che societariamente doveva essere fatto. Ecco, dato che Luca Bellotti per l'XXL non è stato solo team manager, general management, è stato e sei anche un po', diciamo, un tuttofare in questa società e tieni anche ben curato, diciamo, il sito internet, perché ovviamente è la tua penna che poi ogni giornata
si, tra virgolette, sfoga, lascia andare pensieri, parole di quello che è stata la giornata, però sia in una maniera competente, ma anche con, mettendoci il cuore del fatto di appartenere alla società. Quindi chi ha possibilità di leggerlo lo consiglio, perché ne esce anche degli spunti, delle cose interessanti e piacevoli. E insomma, questo XXL anche con i giovani com'è che sta lavorando? Come dicevi tu, questi qua che ci sono in prima squadra, però c'è un palazzetto sempre pieno e tanti giovani sempre al seguito, anche come le giovanili, come va avanti il progetto? Allora, prima di tutto ti ringrazio per le parole di elogio sul sito. Io cerco di scrivere, magari essendo molto di parte, questo è scontato, perché comunque la società è quella a cui tengo di più. Diciamo che non ho voglia e tempo di buttare tempo a scrivere parole che tipo al quinto siamo 10 a 5, al decimo siamo 7 a 4, queste cose qua. Cerco di metterla sempre un pochettino su dei temi magari scherzosi che molti capiscono, molti non capiscono, ma non è quello, diciamo che questo è l'impegno della società, e questo si tramuta anche in quello che è il nostro obiettivo, quello di riempire un palazzetto, no? Di portare tutti i giovani a vedere la prima squadra, e ti assicuro che nell'ultimo minuto della partita vinta ieri con Nova Milanese, l'ultimo quintetto era praticamente l'under 17 dell'Ulsana di qualche anno fa. Quindi questo vuol dire che questi 5 ragazzi qualche anno fa venivano a tifarci. Il nostro obiettivo è quello, far crescere queste persone, questi ragazzi, al di là di quello che è il risultato sportivo. È chiaro che una retrocessione andrebbe a, così, a creare qualche malumore, però credimi, è un po' in seconda battuta questa cosa qua. Noi vogliamo far crescere questi ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con Mozzi Compagnoni, per citare l'esempio, Cappelli, piuttosto che Colombo, che ha fatto un anno in Blue Robica, poi è tornato, Sironi e Sartori, che oggi sono due under, perché sono due 94, ma per noi sono dei veterani, perché ormai Sartori si prende i suoi 15-20 minuti, Sironi si prende i suoi 15, ed è gente che ha 94-22 anni. Non so quante società oggi vi possono avere nel roster. Ieri eravamo in 12 in panchina e avevamo 8 junior. Quindi l'obiettivo è questo. Ci fa piacere che il pubblico ci segua. Certo, magari non facendo pagare questo aiuto in questo momento, anche i 5 euro potrebbero essere un deterrente. Ma però sì, l'obiettivo è quello, insomma, ecco, far giocare, far crescere i giovani e riempire il palazzetto. Ecco, sempre riferendomi a quello che scrivi la settimana scorsa dopo il derby vinto con Gorle, insomma, dici come può cambiare una squadra in un campionato in 15 partite, diciamo, da un girone all'altro, perché con Gorle forse, sì, tra virgolette, avete toccato il punto più basso all'andata con quella sconfitta di un punto in casa, e forse aggiungerei anche le trasferte vittoriose, però a fatica con Nova, se non sbaglio, Cremona, e però da lì dopo siete ripartiti alla grande, perché prendendo in analisi, mi viene a pensare le ultime 13 giornate, cioè partendo dalla decima giornata, in 13 giornate 8 vittorie e 5 sconfitte, però di quelle 5 sconfitte lì, tra l'altro, 2 supplementari, una sul campo di Prevale, che avete veramente rischiato di violarlo e di far cadere l'imbattibilità, e soprattutto quella che aveva lasciato molto rammarico sul campo di Varedo, dove ad esempio mi ricordo un più 14 al trentesimo, insomma, però veramente una serie importante in questo lasso di tempo. Sì, diciamo che in queste 15 partite siamo cresciuti tanto, ma abbiamo trovato probabilmente l'equilibrio tra, se mi sento mi uccidono, tra i vecchi e i giovani.
Noi abbiamo sempre pensato che i senior che abbiamo scelto poi ci garantissero un tot di punti sul campo, perché se non segni è un po' anche un po' difficile vincere, che puoi difendere finché vuoi, però a qualche punto lo devi buttare dentro. L'amalgama è arrivato nel momento in cui i giovani hanno cresciuto nelle loro possibilità, perché se io oggi ho, cito magari la partita di ieri, 25-30 punti da quelli che sono considerati i giovani, capisci che hai dei punteggi, e le ultime quattro partite sono tutte così, che vai dagli 80 agli 89 punti segnati, e in C2 capisci che fa anche un po' fatica a perdere se segni 90 punti. Quindi l'equilibrio è un pochettino questo qua, non è che c'è una crescita di qualcuno, cioè Mora lo conoscevamo all'inizio, a settembre, ieri ha fatto 23, con Gorle probabilmente ha fatto 2 nella gara di andata. Ma non è che Mora ha imparato a giocare negli ultimi 15 giornate, Mora è cresciuto anche lui, pur essendo un senior, essendo il capitano, è cresciuto facendo crescere i giovani. Forse il segreto è quello lì, segreto. Poi diciamo un momento fortunato di febbraio, vediamo un attimino da qua a fine anno se riusciamo a tenere questo ritmo. Ascolta, è una domanda che meno male facciamo un po' a tutti. Diciamo, secondo te il campionato e le forze finora messe in campo a 2/3 e rotti di campionato, rispecchiano secondo te cioè, la reale forza in campo, cioè, secondo te c'è qualche sorpresa, qualche delusione, così a grandi linee senza andare nel dettaglio? Non ne ho tanti peli sulla lingua, quindi non ho problemi a dire che secondo me le più attrezzate sono Prevalle e Romano. Questo è fuori da ogni discussione. Romano è anni poi che tenta di salire di categoria, quest'anno si è rafforzato ulteriormente e quindi le prime due sono lì. La terza forza, se possiamo chiamarla la terza, perché la metto a pari di quelle due citate, è sicuramente Seriana, che ha un roster importante, un roster interessante e anche un allenatore come Giorgio che potrebbe essere quello che fa la differenza. Queste sono le prime tre e la classifica penso che lo dica. Verola mi ha stupito perché rispetto agli anni scorsi è sempre lì in cima, mentre gli anni scorsi sai cominciava magari male, poi andava avanti durante la parte centrale del campionato, calava un po' alla fine, era un po' costante. Quest'anno invece è lì in cima. Le milanesi, che sono un po' nuove per il nostro girone, mi sembra che abbiamo Varedo lì sopra, giusto? In alto. Varedo e Vimercate, ecco, esatto. Vimercate forse paga un po' ha il vantaggio di avere un campo che non è proprio un campo molto molto ampio, quindi in qualche punto in casa lo racimola in più rispetto a quelli che hanno un campo, posso dire, normale, e quindi questo ci dà anche la forza di dire che la nostra vittoria a Vimercate ha un peso doppio, che è quella di 2 o 3 settimane fa. Per cui le forze sono queste fondamentalmente. Non so se ho dimenticato qualcuno, però. Forse a Grate. Scusa? A Grate, o sbaglio? Forse a Grate, sì, esatto. C'era forse a Grate, che è una bella squadra con molte guardie, molto, molto importanti, quindi. Ma la classifica è pressoché giusta, fondamentalmente. Ecco, io ti chiedo una cosa, e cioè, quando magari c'è la possibilità di parlare con i vari allenatori e sentire un po' vari pareri, diciamo, fino a poco tempo fa, tra virgolette, non venivate considerata come una rivale nella zona playoff. Tu giustamente dici, non so se per mantenere un profilo basso per scaramanzia, ovviamente lo dico scherzando, che l'obiettivo è la salvezza, però adesso ormai da un po' di tempo, parlando con diverse persone, allenatori di varie squadre, dicono però non dimentichiamo che la Big Six L che potrebbe veramente tornare in gioco per la zona playoff. Questo già da alcune settimane, le vostre 4 vittorie consecutive, insomma, vi mettono in una situazione di quantomeno provarci, diciamo.
Beh, allora, tieni presente che io non vorrei perdere a carte neanche con mio padre quando giocavo a scopa, quindi questo è il concetto di base. Arrivare ottavi per noi significherebbe un risultato fuori dalle aspettative. Noi ci siamo sempre detti arriviamo tra nono o decimo è un po' il nostro obiettivo. Chiaro che le quattro vittorie di febbraio, e non ti nascondo che febbraio, a metà gennaio parlandone con Carioli ci faceva veramente paura perché quattro vittorie, cioè quattro partite con tre partite fuori casa, ci faceva un po' paura. Adesso con quattro vittorie è vero, siamo a 2 punti da Gardone che è l'ottava, siamo però negativi 2-0 perché Gardone probabilmente non riusciamo a digerirla, abbiamo preso tra l'andata e il ritorno, mi sembra 50 punti di scarto. Una cosa del genere, e quindi sarebbero non sarebbero solo 2 punti, ma sarebbero 4. Vedo difficile che una delle formazioni sopra venga coinvolta nella parte bassa dei playoff, cioè l'ottavo posto, che oggi ritengo l'unico abbastanza a rischio, anche se non vedo, non ho il calendario sotto mano. Il nostro calendario, 8 partite dalla fine, dice 4 in casa e 4 fuori. Certo, noi ci dobbiamo arrivare ai playoff, perché comunque sarebbe un bel risultato. Non la vedo così scontata e prima di tutto comunque diamo un'occhiata oggi, non per scaramanzia, ma comunque alla parte dietro, anche perché non dimentichiamo che abbiamo Cremona che perde con tutti, quindi non so bene con chi deve ancora incontrare, e questo è un fattore che pesa sicuramente. Ecco, la settimana, cioè, questo fine settimana ci sarà il derby con la Seriana, una Seriana che potrebbe rinunciare, cioè, potrebbe dover rinunciare ancora a Benassi, non ancora certo, perché proprio alla vigilia del match con Verola si parlava di ancora una settimana, 10 giorni di stop. Magari potrebbe avere un recupero a lampo, insomma, qualora non ci fosse, anche se la Seriana comunque ha dimostrato poi di cavarsela bene anche senza, come dimostra Blizza però nuova, insomma, potrebbe essere un derby comunque da potersi giocare fino in fondo, insomma. Ma quello speriamo, all'andata ci hanno pettinato, questo risultato è lì da vedere. E poi secondo me Benassi, ma non tanto lui, la società, pur di farlo giocare contro di noi, magari accelera i tempi come è giusto che sia. Noi dovremmo recuperare Kadim Fall, che è fermo anche lui da 2 settimane per una distorsione, sta facendo le terapie, ieri era in panchina, ma non l'abbiamo utilizzato. Ci piacerebbe giocarcela alla pari con Seriana, non lo so quanto riusciremo, perché comunque è una squadra che è ben orchestrata da Laimè Caffi, e quindi in questo incide molto. Non che i miei siano da meno, ma comunque il divario c'è ed è lì da vedere sulla classifica. Poi, se il nostro stato di forma attuale ci permetterà di giocarci la partita, chiaro che non ci tiriamo indietro, insomma. Ok, Luca, noi speriamo che alla quindicesima di ritorno i giochi siano fatti con il XL, così sarete E così vado a vedere i playoff tranquillamente, già senza fatica di tranquilli, canna. ovunque voi siate, già tranquilli di dove siete. Anche Certo, questo non è un d'accordo. discorso disinteressato, ovviamente. Sì, no, chiaro, chiaro. Va bene, d'accordo, io vi Niente. ringrazio della chiacchierata. Grazie a te, Vi sicuramente seguo sempre, buona. ci risentiremo fra un paio di mesi, dai, ecco. Quando vuoi, noi stiamo là sempre la domenica. Perfetto. Grazie. Grazie Grazie e in bocca a al lupo per il finale stagione, grazie. tutti. Ciao. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ennesimo simpatico, competente, come sempre, veniamo a pescare sempre gente con lanternino, proprio complimenti, Luca. Diciamo, Verola perde una grossa occasione. Verola perde la grossa occasione perché era il match clou di giornata, uno dei match clou insieme insomma anche a Romano Busnago, ce n'erano diverse partite, queste due qua calamitavano un po' l'attenzione, perché Verona Nuova Seriana era il match fra le due terze, la spunta Seriana con una tripla negli ultimi secondi, mentre invece la vittoria di Romano permette anche a Prevale di effettuare una mini fuga, perché insomma 4 punti di vantaggio.
sulle seconde, con Busnago che viene agganciato al secondo posto in classifica dalla Grate e Seriana. Una Grate, tra l'altro, che ha vinto 12 delle ultime 13 partite, quindi veramente partita dal settimo posto, credo, alcune settimane fa, adesso si ritrova al secondo, quindi ha avuto anche se comunque la classifica era abbastanza compatta, perché abbiamo sempre detto che c'erano tante squadre in pochi punti, però insomma il percorso che hanno avuto in questo lasso di tempo è stato veramente importante. Poi diciamo, vabbè, c'è stato anche di mercato che torna alla vittoria, imponendosi con Varedo. E vabbè, sulle altre partite più o meno, vabbè, sulla carta erano abbastanza, come aveva già detto la settimana scorsa, abbastanza scontate. Su Vimercate e Varedo avevano detto che era un po' la partita che poteva o aumentare la crisi della squadra che la perdeva, oppure rilanciare le ambizioni e ridare un po' di entusiasmo a chi la vinceva, perché ricordiamolo, Varedo era reduce da 4 sconfitte di fila. Vimercate anche lei aveva perso 4 delle ultime 5, se non sbaglio, e quindi era uno snodo cruciale, credo, per il campionato delle due formazioni. Varedo adesso si è fermata a 22, raggiunta, anzi sorpassata dall'XXL, quindi adesso si trova al decimo posto e le diventa difficile, insomma, rientrare nella corsa playoff, anche se è ancora tutto aperto, mentre invece Vimercate una bella boccata d'ossigeno con questi due punti, insomma. E appunto, è interessantissimo, sarà appunto quel Varedo Blu Aerobica del venerdì, che vorrà dire, insomma, vorrà dire tanto, perché 22-20 punti, Blu Aerobica potrebbe uscire da quello che è l'ultimo posto, cioè il primo posto playout. Perché dici, Varedo a sto punto rischia addirittura quasi di essere risucchiata. Quindi esatto. Anche se, come diciamo, questo qua sarà veramente uno spezzatino, perché questo Varedo Blu Aerobica, come risulta anche dal sito FIP, sarà giocato lunedì sera, mentre invece la giornata sarà aperta giovedì con Virtus Brescia a Grate, quindi veramente questa qua sarà la settimana spezzatino e diciamo che non finirà più. Verola Busnago dovrebbe essere il big match, altra chance per Verola per agganciare col Busnago al secondo. A questo punto bisognerà poi adesso vedere quello che sarà l'esito della giornata. Comunque una diretta concorrente, Verola ha perso l'andata di 15, mi sembra 11 punti, certo. 11 punti, per cui in quella situazione qua, se proprio non si riesce a vincere, bisogna cercare comunque di tenere gli scontri diretti per evitare l'andata, o comunque cercare di fare. E come abbiamo detto, poi un'altra partita interessante sarà il derby bergamasco fra Seriana e XXL, perché comunque l'XXL è una squadra in forma, Seriana idem, perché XXL 4 vittorie di fila, Seriana 6 vittorie di fila, quindi potrebbe essere un derby interessante. E poi l'eventuale conferma del ripreso stato di Grazia di Vimercate in quella trasferta, che però sicuramente la prende con le pinze a Gorle, ecco. Queste potrebbero essere le partite che possono essere citate, diciamo, per particolarità. Comunque niente, io e il Cano siamo qua ovviamente su canalcalcio.com a raccontarvi questa ennesima puntata, la 23esima sarà. Niente ancora certo in nessuna posizione della classifica, e noi non resta che salutarci e non arrivederci alla settimana prossima. Ciao!